amici, buonasera a tutti. Sono molto contenta di introdurre la seconda ospite di Europe Now di quest'anno, Frederike Aspok. Le facciamo un applauso di benvenuto. Ve la presento brevemente, magari qualcuno di voi ha avuto modo di vedere negli ultimi due giorni alcuni dei suoi film. È una regista di cortometraggi e lungometraggi. Il suo corto Happy Now è stato premiato al Festival di Cannes. Il suo ultimo lungometraggio Empire ha vinto il Nordic Film Council Prize. Vedrete quasi tutta la sua filmografia in questi giorni a Bergamo, quindi è un'ottima occasione per familiarizzare col suo cinema. Frederike ha studiato a Londra, a New York e anche in Italia, credo, magari su questo puoi raccontarci qualcosa se ti va. E fra le altre cose è diplomata in scenografia per il teatro. Io volevo partire da questo fatto e se ti va di raccontarci un po' il tuo rapporto con il teatro, perché è una cosa che ho notato molto rilevante in alcuni tuoi film. A volte si svolgono quasi in un'unità di tempo, luogo e azione, ci sono luoghi molto raccolti, che sia l'isola di Labrador, che sia la prigione di Out of Tune, e spesso organizzi quasi delle piccole coreografie all'interno di questi luoghi. Quindi se vuoi raccontarci appunto il legame del tuo fare cinema con l'aspetto teatrale. Ok, cominciare con una cosa. Venite più avanti. Più avanti. Brava, giusto. No? Giusto. If you want, se volete. E come non parlo così bene italiano, è meglio che fai una traduzione. E forse anche tu traduca the last bit of your question, because I got some of it. Okay. Yeah, the last bit of the question was that as you have a degree in theater design, she wanted to know something about that, about your relationship with theater, because yes. Some of your films are set in a very theatrical way, yes. So they're set in a like. Then I got it, yes. Yeah, that's great. So it was a very drastic change for me from theater to film. For years, I thought I wanted to be a set designer for theater, and then when I finally started art school and my degree, of course you cannot learn about theater without also learning about film, because the two rub off so much on each other. So that in theater, I realized I wanted to make film. First, I thought I was just interested in film, but then I realized that I didn't only just want to do set design for film, I actually wanted to be the one making all the decisions. I wanted to tell the stories instead of just illustrating stories. That's how I ended up looking upon it. So I gave up theater when I finished my degree, and 6 weeks after I started film school without knowing anything about film. And so in a way, it's not conscious that I brought along theater into my film. I guess it was just inevitable because I've been so shaped. Allora, il mio è stato un passaggio effettivamente drastico dal teatro al cinema, nel senso che prima pensavo mi piacesse molto il teatro e creare la scenografia per il teatro, poi mi sono resa conto che conoscendo appunto la scuola d'arte, sia teatro che cinema, però imparando un'infarinatura appunto anche di cinema, mi sono resa conto che del cinema non mi interessava soltanto illustrarlo e farne soltanto la scenografia, ma volevo proprio essere io a raccontare la storia ed essere io a prendere le decisioni di un film. Quindi a un certo punto ho finito la scuola di teatro, ho chiuso un capitolo, 6 settimane dopo mi sono iscritta alla film school senza sapere niente di cinema e ho cominciato da zero e sono passata completamente al cinema. Quindi, scusate, mancava questo. Quindi questa influenza del teatro nel mio cinema probabilmente è neanche conscia, ma è proprio inevitabile perché è tutta appunto la parte della mia costruzione precedente. Amazing! Però uno dei tuoi primi lavori in realtà sono documentari. Qualcuno ha forse visto The Browns, che è effettivamente un lavoro documentario, il che appunto è comunque lontano invece da questo aspetto di allestimento scenico di teatro. Quindi se puoi raccontarci un po' anche del passaggio da documentario a fiction, che è quello di cui poi ti sei occupata nel resto della tua filmografia. So how did you get from documentary like The Browns to fiction? Because
The Browns actually wasn't that, it was my second film. The first one is the one with the blind footsteps. Okay. Yes, exactly. And it's also, it's more documentary than fiction, probably. It's definitely documentary. That was part of the film program we had to do in our first year. As the second film, we had to do an observational documentary. Mm-hmm. And I really enjoyed that process because by mistake, somebody messed up my black and white 16mm footage after we had shot the film, so I had to go back alone and reshoot everything with a video camera, which was a little upsetting stylistically, but it was so nice just to be me and my boyfriend holding the operating the boom, because in narrative film, there's so many logistic things that have to be organized, and it sometimes makes my brain explode. So just me and a camera and my boyfriend in Pennsylvania was just really nice. But I don't want to make documentaries, but it was a nice experience and it opened my eyes to a part of America that I had many prejudices against, the world of beauty pageants for children. But meeting this family, I realized it's not only bad, it's not just pushing the children forward into a weird toxic beauty environment, it's also a way that in these small towns, people and families actually spend time together. And this girl won a lot of awards, so she ended up going to college as the first one in her family, and they were very lovely. And after September 11th, they were the first ones to call me and ask, do you want to come live with us in Pennsylvania? I said no, but I loved that they asked. Dunque, questo allora i due film documentari che io ho fatto inizialmente sono stati dei film scolastici in un certo senso, perché proprio come finale di anno dovevamo fare un documentario di osservazione per fare questo The Browns mi è capitato casualmente questo incidente che qualcuno aveva rovinato le riprese che avevo fatto in 16 mm, cosa che mi è dispiaciuta molto perché l'ho dovuto rifare con una videocamera, ma in realtà mi ha dato una libertà fantastica perché a quel punto ero semplicemente io a girare e responsabile di tutto, mentre invece spesso nei film narrativi ci sono mille cose a cui pensare, mille persone a cui dare retta contemporaneamente, lì ero soltanto io che giravo in Pennsylvania. Allora, mi sono resa conto che non volevo fare documentari, ma questa esperienza è stata un'esperienza molto interessante sia a livello cinematografico, ma anche per il fatto che ho scoperto un lato degli Stati Uniti su cui avevo molti pregiudizi e che non conoscevo assolutamente, che era la realtà dei concorsi di bellezza a cui vengono mandate delle bambine molto giovani, su cui in genere si è molto critici, ma in realtà ho scoperto tutto la realtà che c'è dietro, nel senso che la realtà che c'è dietro non è soltanto quella di volere spingere a tutti i costi questi bambini a cosa, c'è una realtà familiare che effettivamente culla questi bambini, e io con questa famiglia si è creato un rapporto bellissimo. Questa bambina ha vinto un sacco di premi, per cui dopo poi è andata all'università, ha potuto fare un sacco di cose, e con questa famiglia io ho creato un legame bellissimo, tant'è vero che dopo l'11 settembre sono stati i primi che mi hanno chiamato e mi hanno chiesto se io volevo andare da loro in Pennsylvania. Insomma, è stato molto, veramente molto bello. And it was a chance to observe a family from a completely different world than my own, and I am obsessed with families and family relations. It was really nice. Ed è stato bello anche proprio perché ho conosciuto una famiglia di un mondo completamente diverso dal mio, e a me indagare sulle relazioni familiari è una cosa che piace moltissimo, e quindi è stato veramente bello. Ecco, era proprio la mia prossima domanda. Il tema della famiglia è in effetti al centro di tantissimi tuoi film. In The Browns, certo, è una famiglia reale, ripresa dal vivo, ma è uno dei tuoi, appunto, una delle ossessioni, delle cifre ricorrenti, quindi sia nei cortometraggi come Happy Now, come Sheep, come Move On, ma anche nei lungometraggi come Labrador e Rosita, scavi nella psicologia della famiglia e nella natura a volte molto anche dolorosa dei legami familiari. Quindi volevo chiederti da dove viene questo interesse e anche quali visioni, se c'è qualche autore cinematografico o teatrale che ha dato forma anche a questo questo modo di raccontare la famiglia. I've always been interested in families. I had a very clear
perception of what was going on between the parents of my friend's house. Okay. These guys, they probably don't sleep in the same bedroom. And over here, they really have fun. Like I was attuned to what was going on between the grown-ups as a child, and I'm still very interested in sort of X-raying family relations. And it interests me because I'm very close with my family. My parents are here today, and they are also extras in my movies. My children and my sister—they're all extras in my movies. You know, the last name Espok is not very common, but it appears a lot on the credits. I love my family, but you don't choose your family. So a family is also full of conflict, and so this meeting of something as complex as love, and very often the exact opposite, really interests me. And even though it's banal, I think adultery is super interesting. Because okay. It's so painful and so harmful. Mm-hmm. My mother says, Laura, can you hear me? Che posso muovere? Allora, l'argomento della famiglia mi ha sempre interessato molto fin da quando ero bambina. Sono sempre stata non solo molto interessata, ma anche proprio avevo una percezione proprio chiarissima di quelle, per esempio, che erano le famiglie dei miei amici, nel senso che riuscivo ad avere la sensazione di quello che succedeva fra i loro genitori, quindi quelli che andavano d'accordo, quelli che magari appunto erano molto in sintonia, quelli che magari non dormivano nella stessa stanza. Insomma, ho sempre avuto molto fin da bambina questa idea, e mi piaceva proprio scansionare ai raggi X le famiglie. E poi io sono affezionatissima alla mia famiglia, ho una bellissima famiglia, i miei genitori sono qui stasera, i miei genitori sono nel cast del mio film, come lo sono i miei figli, i parenti. Vedete, se vedete i credits dei miei film, ci sono molti Aspok, le cose che hanno nome, cognome comune, ma molti sono i miei parenti. Però è chiaro che uno non si sceglie la propria famiglia, e comunque la famiglia sicuramente è un luogo pieno di luci e ombre, di conflitti, perché può essere sicuramente un luogo di grande amore, ma anche un luogo di dolore, e anche un luogo dove c'è l'opposto dell'amore. E un altro motivo, forse un po' più futile, per cui mi piace molto questo l'argomento della famiglia e di quello che ci gira attorno, è che trovo che l'adulterio sia un argomento estremamente interessante, perché è un argomento veramente dove ci sono dei lati dolorosissimi, ma dei lati anche interessantissimi, quindi lo trovo veramente interessante. And I was definitely influenced by Bergman, which was on Danish TV when I grew up. My parents wanted me to watch Bergman movies with them, which we did. And Fanny Alexander made a big impression on me as a child. And also my parents were obsessed with Woody Allen, so whenever there were Woody Allen movies, I would watch those too. So I think they have definitely influenced me with marriages and family. When I reference directors directly, it's with the visuals. And from what I understood from your writing about me in the catalog, mm-hmm. Did you say the Good, the Bad, and the Ugly? Did you write that? Did I understand that correctly? Yes. Yeah, that's hilarious that you saw that reference. Okay. Do well yes. With the. Yes. But anyway, so yeah. Allora, per quanto riguarda i registi che mi hanno influenzato, posso dire sicuramente che fin dalla mia infanzia c'è stato tanto Bergman in casa mia, perché passava in televisione in Danimarca e i miei genitori me lo facevano vedere. Mi ha sicuramente colpito tantissimo fin da ragazzina Fanny Alexander, e poi ai miei genitori piaceva molto Woody Allen, quindi quando c'era la possibilità di vedere Woody Allen me lo facevano vedere sempre. Quindi sicuramente vedendo questi film, una mia idea della famiglia e del matrimonio è stata influenzata da questi film. Per quanto riguarda proprio in realtà i registi, probabilmente i registi propriamente faccio riferimento a loro più a livello tecnico, a livello stilistico. Sì, il riferimento al Buono, il Brutto e il Cattivo era per Footsteps, che è il cortometraggio in cui c'è quasi un duello con delle inquadrature molto ravvicinate sui partecipanti a questo, sì, a questa sfida. Hai citato Bergman e Woody Allen, che sono, insomma, Woody Allen è molto legato a Bergman a sua volta, ma sono anche due registi un po' all'opposto dello spettro tra dramma e commedia. E questo attrito fra dramma e commedia c'è tanto nel tuo cinema. Credo che questo richieda anche un lavoro particolare con gli attori. Penso per esempio ad Out of Tune, dove hai scelto anche dei volti della commedia danese, ma in ruoli anche drammatici.
Quindi se ti va di raccontarci un po' come lavori con i tuoi attori e come chiedi loro di tenere questo registro tra ironia e dramma. I always tell them not to try to be funny. Okay. So okay. I always want them to play the part as if it were pure drama, mm-hmm. because I want the comedy to spring from the situations and not because anybody acts in a funny way. So it's, I always do the same thing. Allora, per prima cosa, quando io ho davanti gli attori, la prima cosa che io dico loro è di non cercare di essere apposta divertenti, perché io voglio che il lato commedia del film venga fuori dalle situazioni che si creano e non da qualcuno che cerca di fare diventare divertente una situazione. Intanto vi ricordo, perché adesso mi sono appassionata io al cinema, fare al cinema di Federica Caspo, ho fatto molte domande, ma vi ricordo che questo incontro è aperto anche a voi, quindi se c'è qualche domanda, se avete qualche curiosità, alzate la mano, perché ovviamente siete anche voi parte di questo dialogo, insomma potete fare domande. Intanto ne faccio un'altra io, ispirata anche da delle presenze in sala. Se qualcuno di voi ha visto il Double Bill di ieri, che prevedeva Sheep e Labrador, c'è una presenza animale in questi film, molto ironica, perché lo sguardo degli animali sugli uomini risulta anche, sembra che ci stiano giudicando in qualche modo, sia Elvira, se non erro il cane di Labrador, sia gli istrici e le pecore che in Sheep osservano questo disastro familiare in corso. Quindi ecco, se vuoi dirci qualcosa di questa curiosa presenza degli animali. It's a little bit random that you showed the two. I mean, I made it on purpose, but I never looked upon those two in the so, yeah, in an animal. But especially the sheep, they serve as a Greek chorus in a way. So non-verbally they comment on what's going on. And opposite my feature films, which have a lot of talking, all my short films, the ones that I wrote myself up until Sheep, that I co-wrote, they were all practically silent. So I really believe in when silence speaks louder than words, and I guess who does that any better than animals? I'm drawing that conclusion now. Beh, devo dire che in realtà è un po' buffa, cioè comunque è particolare questa unione che abbiamo fatto casualmente qui al festival, forse non casualmente in realtà, forse no. Esatto, fra questi due film, perché io non li ho mai visti insieme sul lato degli animali, però allora posso dire che sicuramente in Sheep le pecore hanno il ruolo praticamente un po' di fare come il coro greco, nel senso che è come se commentassero con le loro azioni quello che sta succedendo. E se nei miei film si parla molto, cioè molto parlato, nei miei corti, quindi come in Sheep, c'è invece sono quasi senza dialoghi spesso. E questo è perché talvolta io credo veramente nel fatto che un silenzio possa dire di più di tante parole. C'è qualche domanda? Io volevo farne una su, abbiamo parlato dell'America, della tua esperienza in America, volevo fartene invece una sulla Danimarca e su il passato coloniale della Danimarca che hai raccontato nel tuo ultimo film Empire, aprendo anche a un capitolo di storia che io personalmente conoscevo molto poco, quindi è stato molto interessante vedere questa realtà, ma in realtà anche Rosita in qualche modo ha a che fare con un retaggio coloniale, questi stranieri che arrivano in Danimarca sono visti quasi come proprietà della... e quindi ecco, se volevi parlarci un po' di questo tema, di come hai scelto di raccontarlo e di che cosa significa per te in quanto danese. So, since Sheep, I've done four features that have all been based on ideas that I didn't come up with, mm-hmm. but that the writers came mm-hmm. up with. But why I said yes to doing Rosita, about this transnational bride from the Philippines who marries a Danish man in the cold Denmark and empire. Both subject matters really interested me on, to begin with, on the character level. But both are much more political than any of my short films. Mm-hmm. So the political part of my movie started with Rosita. Mm-hmm. Talking about migrant women and transnational brides, and
it still took place in the home, but it wasn't just about a father and a son who fall in love with the same woman, but it was also about the global situation of her journey. Oh, you have to catch yes, up. Yes, yes, don't worry. and then after Rosita, I did the one in prison, out of tune, which was about how we as a Danish society look upon criminals. And then I did Empire about slavery and colonialism. And the next feature that I'm shooting in 2 months, if we get the money, is about gender. So for some reason, I'm becoming more and more political, and my subject matters are becoming more and more explosive, and I didn't do it on purpose. Okay. Diciamo che dopo Sheep io ho fatto 4 film e sono 4 film che non ho scritto io, vengono da idee di qualcun altro, però sicuramente vi racconto perché ho scelto effettivamente queste idee. Sia Rosita che Empire sono sicuramente due film che, cioè le due storie mi hanno colpito molto per i personaggi, però sono diventati effettivamente Rosita, la storia di queste spose transnazionali che vengono in pratica importate, tra virgolette, dall'estero per essere sposate poi in Danimarca, quindi è un film sulla migrazione di un certo tipo, mentre appunto Empire è un discorso di colonialismo. Praticamente sono diventati due film estremamente politici. E quindi da Rosita diciamo che è iniziata una mia serie di film politici, perché già Rosita è un film politico perché c'è sicuramente una situazione familiare, perché comunque ci sono questo padre e questo figlio che si trovano a un certo punto a contendersi la stessa donna, però chiaramente c'è anche il vissuto di queste donne che si ritrovano ad andare in un altro paese per trovare una vita migliore, ma perché vengono comprate in un certo senso. E in mezzo, dopo questo film, ho fatto Out of Tune, ambientato in carcere, e quindi affrontando la questione di come funziona il sistema giudiziario e il sistema carcerario in Danimarca. Dopodiché adesso il prossimo film che farò, se trovo effettivamente finanziamenti come spero, sarà un film sulla questione di genere, sul gender. Quindi devo dire che da lì in poi ho preso proprio una scia molto politica. And you mentioned that the women's, I mean the Danish men seem to own the Filipino women in Rosita, and yes, that is a correct interpretation, but with that film I wanted to go against the way we tend to only hear about migrant women in the European press. They only get the press attention if they're victims, mm-hmm. if they die in the Mediterranean, if they marry a Danish or Norwegian or Swedish man who is an alcoholic and who beats them, and so they have to run away and become prostitutes in Spain or Belgium or whatever. These are the stories we hear, but there are many more stories. And I didn't want to be, I didn't want to take part in the victimization of these women, because it takes so much agency and so much strength and courage to leave behind your family, sometimes children and so on, in order to find a better life. So I put a lot of things into the film that weren't in the script. There's a moment, I'm going to do it very crude, but she does this to a man who tries to get her outside. These things weren't in the script, so I placed all these little details in order for her to be a less passive character. Mm-hmm. E si diceva appunto che in questi film Rosita parla del discorso della donna, di questa donna migrante che in un certo senso è un possesso, è considerata come un possesso, ma io volevo cercare di dare anche un'idea un po' diversa della donna migrante rispetto a quella di cui sentiamo parlare normalmente, che è l'idea, si parla della donna migrante quando la donna migrante è vittima perché muore nel Mediterraneo, oppure è vittima perché viene abusata e maltrattata da mariti, da un marito violento, eccetera. Volevo dare un'idea di donna un po' diversa, e la protagonista effettivamente di Rosita è una donna, allora intanto mostra questo fatto che per cambiare proprio la propria vita e cercare una vita migliore ci vuole veramente una grandissima volontà e un grandissimo sforzo, e comunque è una persona che sa quello che sta facendo, tanto è vero che non ha
comunque paura di reagire anche alzando il dito medio nei confronti di un uomo, e quindi una figura di donna migrante piuttosto diversa da quella che siamo abituati a vedere e a conoscere. Dicevi che sei diventata più politica non apposta, però comunque queste sceneggiature, questi copioni li hai scelti, quindi che se non è l'aspetto politico, che cosa ti attira di questi copioni? Come scegli le sceneggiature da portare sullo schermo? Tra l'altro Empire è stato scritto dalla stessa protagonista, l'attrice protagonista e anche la sceneggiatrice, se vuoi raccontarci qualcosa di questa collaborazione. Like I said before, I'm interested in the dilemma of the characters, but in particular with Empire, I was interested because Denmark has told itself as a country a lie. We have told ourselves that we are the good socialist country, we have paternity leave, and we have all these wonderful things. University is not just free, we also get a stipend from the government to study. Like we live in this beautiful little bubble and we see ourselves as the kind, humanistic people, but we kept slaves and slave people for 250 years, and it's a part of our past that we are very uncomfortable with. And so this film was an initiative to confront the Danes with the fact that we were just as bad as everyone else. Mm-hmm. And I found that extremely important. So in a way, I cannot say I'm not political, because I am. I take pride in voting, and I know what's right and wrong. I always want to fight for the weaker ones in society and all that, but it is the close relations in all these stories that interest me. So I'm saying this as opposed to, let's say, a concept of a sci-fi movie or something, more high concept. I am so interested in human beings, mm-hmm. privately and in my work. I really like people, and I'm sure it sounds super banal, but I love people. It doesn't sound bad. And it shows from your movies. Beh, comincio dalla fine, da questa affermazione finale che può sembrare forse un po' banale, ma in realtà a me piacciono. Io amo veramente tantissimo gli esseri umani, per cui se scelgo una sceneggiatura la scelgo perché, se scelgo una storia la scelgo perché mi piace la storia dei personaggi, trovo interessanti le relazioni fra i personaggi, i rapporti fra i personaggi, cioè, non mi interessano appunto dei film magniloquenti, delle cose, delle trame particolarmente complicate, mi interessa proprio l'intreccio diretto e la connessione fra i personaggi, cosa che ho trovato anche e si trova anche in Empire, però in Empire c'era una cosa in più, il fatto che mi sono detta che poteva essere una buona occasione per mettere la Danimarca e i danesi a confronto di fronte al fatto che ci siamo sempre raccontati un sacco di bugie, nel senso che la Danimarca si è sempre detta che è un paese assolutamente apertissimo, meravigliosamente socialista, una bellissima bolla dove tutto è stupendo. Invece abbiamo tenuto delle persone in schiavitù per 250 anni e ce lo siamo dimenticati. E quindi la mia idea è una cosa che mi ha sempre infastidito molto, e quindi mi piaceva l'idea di mostrare che alla fine siamo cattivi come tutti gli altri, o comunque siamo come tutti. And I'm also, with age, becoming more and more aware of my responsibility as a filmmaker. I make films that are almost 50% funded by Danish taxpayers' money. And I feel that that's a big responsibility. It's part of our art support, public art support, so my colleagues don't feel the same responsibility that I do, but I do, because that money that I spent making movies could have been spent on care for the elderly or art lessons in school or whatever, you know. So I in that sense, I am very happy and proud that my films have been so political that they have started a conversation. And I do hope to continue to work with other screenwriters, but I would like to find my way back to writing my own material as well, so that I can have fun with my favorite screenwriters and do their crazy political stories. And then I can do my own little families and adultery and maybe less words, fewer spoken words, but we'll see if it happens.
Beh, una cosa sicuramente che mi spinge anche a fare film di un certo tipo è che sento, forse con l'età, sento sempre di più, crescendo, diventando più matura, sento una responsabilità nel mio fare film, perché se ci pensate, i miei film sono in buona percentuale finanziati dallo Stato e quindi dalle tasse pagate dai cittadini. Io sento la responsabilità del fatto che quei soldi che io ottengo per fare i miei film in teoria potevano essere investiti per fare delle scuole oppure per dare un aiuto agli anziani, quindi insomma devo farne buon uso. Ho dei colleghi che non la pensano nello stesso modo, però insomma io la penso così. Quindi mi fa piacere anche appunto l'idea di fare dei film politici che quindi aiutino anche a così fare nascere la discussione tra la popolazione, perché credo che sia molto importante. E quindi la mia idea sarebbe di continuare a divertirmi, a lavorare un po' con i miei amici sceneggiatori che mi scrivono queste sceneggiature politiche. Vorrei però anche ritornare a scrivere io, scrivendo delle sceneggiature magari meno parlate, un pochino più intime, e magari quindi tornare agli argomenti familiari e alla famiglia, all'adulterio che vi dicevo prima, che magari sono più appunto la mia particolarità. Questa cosa che dicevi della Danimarca, di come la Danimarca ha questa immagine molto di cui a volte siamo anche invidiosi, vedendo Out of Tune pensavo alle carceri modello, siamo abituati a pensare alle carceri nordiche come qualcosa, e soprattutto danesi, molto diverso dalla situazione che abbiamo in Italia, dove è vergognosa la condizione delle carceri. E vedendo il film invece si ha comunque un'idea che non è tutto così bello come sembra, e il film mi è anche sembrato una specie di, come un modellino, una miniatura della società danese, se sei d'accordo su questo. Definitely a microcosmos of of Danish society, definitely. But Danish persons are really nice. And we believe in rehabilitating people. We don't believe in locking them up and throwing away the key. And so it just so happens that the choirs in the Danish prisons are the most successful rehabilitation programs. And so many prisoners who finish their sentence and get out into freedom, they continue to sing the choir, in the prison choir. Sì, effettivamente, non so se qualcuno di voi ha visto Out of Tune, ma effettivamente quello della prigione, del carcere, è un microcosmo appunto della società danese, e effettivamente la situazione carceraria danese è oggettivamente molto positiva, perché c'è l'idea dell'importanza della riabilitazione, non di chiudere qualcuno dietro le sbarre, buttare via la chiave e dimenticarsene, ma quindi riabilitarlo per farlo rientrare in società. E uno dei modi di riabilitazione che funzionano meglio effettivamente nelle carceri è quello della creazione dei cori, dove anche le persone talvolta, quando escono dal carcere, ritornano a cantare nel coro del carcere e continuano questa attività. C'è qualche domanda? Stiamo andando verso la fine dell'incontro, quindi approfittatene, nel caso alzate la mano. Sì, sì. Sì. Allora, mi interessa sempre tanto i passaggi logici, cioè in qualche modo di una persona, cioè ti ascolta, te io sono partito dal teatro e ho avuto un'evoluzione, e anche un'altra cosa che mi è piaciuta molto è la differenza tra il documentario e poi la messa in scena su qualcosa di non documentaristico, insomma che la macchina è molto complessa. Mi piacerebbe capire quello, cioè questo passaggio, anche magari la convinzione di dire porto avanti un progetto, cioè questa cosa qua, nel senso, è una cosa che tu ti sentivi fin da subito di dire voglio andare su quella strada, magari è stato un primo corto progetto realizzato che ti ha fatto comprendere meglio il mondo, perché anch'io lo vedo come la possibilità di veicolare dei messaggi, però a volte posso avere le buone intenzioni, faccio un bel documentario, ma non mi fermo lì. E c'è uno sforzo, secondo me, è un mio progetto che magari ho perso dei mesi, cioè ci ho messo di tutto, ma non riesco ad andare avanti. Io credo che lì c'è un chiama la forza d'animo, chiama la fortuna, chiama la magari buone conoscenze, rapporti, ci sono dentro anche i soldi, no? Cioè è comunque un mondo complicato. Quindi capire un po' la tua visione, cioè da lì a dire ok, questa roba me la sento, questa roba è mia, vado anche contro tutti, magari non è stato così, cioè quindi proprio quel passaggio tuo, personale.
Because the idea is try to understand how do you get to the point when you decide that you really want to, as you did, to pass from theater to cinema and or to carry on a certain project, just to realize, because sometimes you spend a lot of time on a project, but then it doesn't. I don't know, it doesn't get to the point, it's a good idea, you have good intentions, but it doesn't work. So what it is that it moves and it makes you understand that it's the right thing that you're doing, or that you have to switch to another thing, or that is really the way that you want to follow? How was it for you? What is the... The big switch from theater to film was surprising to me. I thought that once I finished theater school, I was going to go back to Denmark and do scenografi. But then suddenly I heard about this film school, 5-year master in New York, and I thought, New York? I want to live in New York. Let's go. So it was sudden, but it felt so right. So it was a combination of discovering film and wanting to live in New York. And many of my projects, I decide to make because I like the people who bring me the script. I really like continuing successful collaborations. And like I said before, I love people. I really love the colleagues, my favorite colleagues. We laugh when we go to work. I know we do serious stuff too, and we're very serious, but I like laughing. I like having a good time. And I think movie making is extremely difficult. It's so difficult. There's so much pressure, and you know, who sells tickets, who doesn't, who wins the awards, who gets to the fancy festivals, all that stuff, you know. But that's just a result. And the process is so long. For my movies, between 5 and 7 years. And so that process has to be fun, otherwise it's not a good life. It's difficult in a society like this that you have always to keep in mind you have a production, you have maybe money, you have something up there that watching every step that you take. I appreciate your strength to go forward. I don't care. This is my family, this is my team, we are, but it's not non è sempre così, cioè è difficile, non so, it's difficult. It's definitely difficult, yeah. But I'm also in a very privileged position. I have a wonderful husband and two wonderful daughters, and my husband has a regular income. He has a real job. My job, like being a director, that's craziness. That's not a real job. You know, that's really, it's almost kamikaze, right? So I am privileged that I'm in love with a man who has an income every month, you know, so I can go for periods without actually making money, so I can say no to projects that don't entirely excite me. And that's a big luxury and a big privilege, and I know it sounds like I'm a 1950s woman. I do make some money once in a while when I make a film every 4 years, you know, but I have the privilege of saying no to many things. So I only do the projects that I really, really like, because I know it costs me blood, sweat, and tears. Yes, we laugh, but believe me, I cry just as much as I laugh. My husband is my barometer. He tells me, okay, on this project, definitely more crying than laughing, you know, because I take all my frustration out on him. So he makes the money, and he's my psychiatrist. Okay. Beh, devo dire che effettivamente è vero, è difficile, l'ambiente è difficile. Io devo ammettere che sono in una situazione privilegiata, perché è vero che ci sono dei progetti che mi prendono 5, 6, 7 anni, e io però ho una famiglia fantastica, un marito e due figlie, e un marito che ha uno stipendio fisso, e quindi posso permettere. Devo dire che ogni tanto mi sembra di essere una donna degli anni 50 che dipende dal marito, ma posso permettermi di dire di no a un progetto che non mi interessa, per invece seguirne uno che mi interessa di più, magari mi prende più tempo, perché obiettivamente ci si mette talmente tanto tempo che deve essere una cosa che veramente ti senti, dove ti diverti, perché poi finisci per piangere esattamente quanto ti diverti. E mio marito non solo
appunto mi dà lo stipendio fisso, ma è anche il mio psicologo, il mio analista, perché mi fa da barometro su, dice, ah, va bene, stavolta più o meno l'equilibrio fra pianto e riso è più o meno in equilibrio, no, qui ce n'è un po' di più, qui ce n'è un po' di meno. Però sì, è sicuramente la mia, è sicuramente una situazione privilegiata, però arrivando al discorso di prima, in realtà ci sono proprio anche delle cose che so di essermi sentita dentro, perché nel momento in cui sono passata dal teatro al cinema, in teoria dovevo finire la scuola di teatro e tornare a casa, poi è venuto fuori che c'era questa scuola di cinema a New York, e ho detto, oh, io voglio andare a New York, per cui si è unito la passione per il cinema, la voglia di scoprire il cinema, la voglia di andare a New York, e in quel momento ho sentito che era la cosa giusta da fare, quindi evidentemente c'è proprio anche un click di quello che ti succede che ti porta a seguire la strada. Io ringrazio tantissimo Federica Aspok per aver condiviso con noi un po' del suo percorso. Vi invito ovviamente a vedere i suoi film nei prossimi giorni, perché ce ne sono ancora parecchi nei prossimi giorni. Vi attende un piccolo rinfresco, grazie ancora e grazie a lei. Grazie.